Il titolo, potete vederlo, è scritto alle mie spalle, è sicuramente legato in parte a quello che noi facciamo a scuola, legato a Manzoni, in parte è un qualcosa che riguarda molto i ragazzi, che è il concetto di amicizia, in parte, in gran parte presumo, al beato Antonio Rosmini, del quale moltissimi di voi immagino non abbiano sentito parlare, per cui oggi è un'ottima occasione. Grazie professore. Grazie a voi per l'invito, grazie per la possibilità che mi viene data di parlare di una mia passione, diciamo. E spero di non annoiarvi. Facciamo una premessa: non esistono domande stupide, non ne ho mai sentite. Semmai ci sono delle risposte inadeguate, però queste risposte che dovrei dare io, quindi è colpa mia. Per cui se vi sorge qualche domanda, qualche questione, tranquillamente, quando finisco la relazione, potete intervenire tranquillamente, va bene? Questa è la prima cosa. Vi racconto un po' come sono arrivato a Rosmini e Manzoni. Mentre lavoravo per l'università, mi è toccato fare una cosa noiosissima, cioè dovevo confrontare le diverse edizioni del nuovo saggio sull'origine delle idee. Cioè sono dei volumoni così, tre volumoni così nell'ultima edizione, la prima era di quattro volumi, e dovevo confrontare la prima edizione con la seconda, con la terza, per vedere se c'erano delle varianti. Sono andato a Milano in una biblioteca nella Braidense, e l'unica edizione del 1830 del nuovo saggio era quella che Manzoni aveva regalato a Rosmini, per cui avevo fra le mani il libro che aveva sfogliato Rosmini, e ho trovato che Rosmini con la matita aveva segnato dei passi, aveva aggiunto delle note. Ad esempio ci sono dei punti in cui dice: questa cosa qui la dice San Bonaventura in questo passo. Per cui mi sono reso conto che Manzoni non era uno che ne sapeva poco di filosofia. E quindi mi sono un po' incuriosito e ho cominciato a vedere un po' il rapporto che c'era fra queste due persone, e ho scoperto che apparentemente può sembrare strano, ma attraverso diciamo delle lettere, degli incontri in cui parlavano di filosofia, parlavano di letteratura, dell'arte, no? Questi qua sono diventati veramente amici. E volevo partire un po', diciamo, da una frase di una lettera di Machiavelli che mi ha sempre colpito. La dico quando inizio nelle mie classi a scuola, parto sempre da questa frase. Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio, e in sull'uscio mi spoglio quella veste quotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali, e rivestito codecentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solum è mio e che io nacqui per lui, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle orazioni, e quelli per loro umanità mi rispondono, e non sento per quattro ore di tempo alcuna noia. Sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. Ecco, quello che tratteremo oggi magari è un po', è anche un po' difficile su certi punti, no? Però Machiavelli ci dice un po' che atteggiamento dobbiamo avere, cioè dobbiamo vestire dei panni reali e curiali, e che non sono i panni quotidiani. Non vuol dire dobbiamo fregarci nel quotidiano, vuol dire semplicemente che dobbiamo come creare la condizione perché quello che ci viene presentato da questi uomini dell'Ottocento, del passato, possa in qualche modo interrogarci, e possiamo fare delle domande
e vediamo cosa ci risponde, no? Per cui dobbiamo cominciare ad avere questo atteggiamento. Io sono partito un po' dai luoghi in cui Rosmini e Manzoni si sono incontrati, in cui hanno vissuto. Però prima di passare a mostrarvi delle immagini di questi luoghi, dirvi dove sono collocati, così se volete li potete andare tranquillamente a visitare, volevo fare una precisazione sul titolo, no? Invenzione, dal latino inventio. Cosa significa? Non significa creare dal nulla, significa trovare, invenire, ritrovare, no? Per cui anche il titolo, l'invenzione dell'amicizia, in fondo uno crea l'amicizia, la inventa, no? In realtà questi due personaggi, incontrandosi, sono diventati amici, si sono ritrovati amici. Ma come? Perché avevano lo stesso carattere? No, erano un po' diversi. Su alcune cose la pensavano anche in modo molto diverso, su alcune cose non proprio in modo diverso, però con delle sfumature diverse. Ad esempio, siamo nel periodo dell'Unità d'Italia, della lotta per l'Unità d'Italia. Rosmini aveva un progetto, un'idea di come doveva essere la futura Italia, un po' diverso da quello di Manzoni, no? Tutti e due volevano che l'Italia fosse indipendente, libera dallo straniero, no? In quel caso al nord c'era l'Austria, no? L'impero austriaco. Però Rosmini aveva un'idea di come doveva essere questa Italia un po' diversa. Viene collocato di solito fra i neoguelfi, cioè voleva che l'Italia fosse divisa in diversi stati uniti insieme sotto diciamo la guida del Papa. Può sembrare una roba strana, però ai tempi l'unico collante, l'unica colla che sembrava tenere insieme gli italiani era magari la stessa fede, per cui l'idea che il Papa fosse la guida di questa confederazione di stati non era un'idea lontanissima, non era qualcosa di come può sembrare a noi. Ecco. Manzoni invece aveva un'idea un po' diversa, non pensava a uno Stato diviso in diversi Stati, pensava a uno Stato unitario. Ma vediamo un po' questi luoghi. Diciamo che qui siamo nei pressi dell'Ambrosiana di Milano. Rosmini, quando è venuta a Milano per fare degli studi, ha abitato in una casetta vicino in questa zona, vicino alla Biblioteca Ambrosiana. Vicino a questa biblioteca c'è anche il Palazzo Trivulzio, che Rosmini aveva la possibilità di frequentare. C'era una ricchissima biblioteca, se voi andate adesso vedete degli arazzi stupendi, è un posto veramente bellissimo. Questa invece è vicino alla Scala di Milano, vicino alla Galleria, vicino al Duomo, insomma. Potete andare a visitarla, l'hanno ristrutturata da poco, ed è la casa di Manzoni in via del Morone a Milano. La prima immagine, quella in alto, è la villa di Stefano Stampa. Stefano Stampa è il figliastro di Manzoni, perché Manzoni si risposa e la seconda moglie aveva già un figlio, che era appunto Stefano Stampa, che chiama Manzoni amorevolmente papà. E questa è una foto. Stefano Stampa cominciava a fare le foto. Era anche un pittore, abbastanza bravo anche. Ha fatto dei dipinti di un quadro dove ritrae appunto Manzoni, che seguiva la scuola di un pittore che si chiama Eitz. Mentre quella che vedete più in basso è Villa Bolongaro a Stresa, dove Manzoni risiedeva con i sacerdoti dell'Istituto della Carità. Perché sono voluto partire da questi luoghi? Perché, lo dico così, diceva uno scrittore, Amiel, che ogni paesaggio è uno stato d'animo. Però noi siamo un po' lontani da questa, capacità tutta romantica
di farci, come dire, commuovere o dalle cose che abbiamo davanti. Certe volte a me capita, non vado in giro con i miei alunni, c'è una cosa bellissima, loro fanno una foto col telefonino, la postano su Facebook, su qualcosa, dopodiché basta, l'hanno consumata, no? È come invece se ci fosse la necessità di sostare in certi posti, no? Di sentire l'alone che le persone ci hanno lasciato, no? E Rosmini e Manzoni hanno come lasciato un alone particolare in questi luoghi. Noi non abbiamo una percezione chiara di questo, non soltanto voi ragazzi studenti, ma non si ha la percezione chiara del nostro Ottocento italiano. Il nostro Ottocento italiano è il secolo, almeno per la prima metà, è il secolo di Rosmini, perché dal punto di vista culturale e filosofico tutti hanno avuto a che fare con Rosmini, tutti sono dovuti confrontare con il suo pensiero e lui non si è risparmiato di confrontarsi con tutti e quindi di criticare anche tutti. C'è uno scrittore, un giornalista francese che ci consegna questo messaggio nei suoi diari di viaggi, appunto questo. Il Lago Maggiore, che ci eravamo immaginati come una coppa d'oro riempita d'azzurro, aveva un aspetto tempestoso e maschio. Trovavamo la bellezza laddove ci aspettavamo di trovare la grazia. È un appunto del 1850 che questo giornalista mette per iscritto e stava percorrendo la strada, una strada che era stata costruita da Napoleone per giungere a Milano. E lo scenario che aveva davanti era abbastanza severo perché c'era una pioggia fitta, il calesse dello scrittore francese si era un po' impantanato in un fiume. Comunque, andando verso Milano, seguiva la via del Lago Maggiore, e incontrava ville, vedeva carri, persone. A un certo punto ci descrive questa situazione. Un po' prima di Arona, a Belgirate, scrive Gautier, risiede Manzoni, l'illustre autore dei Promessi Sposi, e ce lo descrive. Lo si vede spesso seduto davanti alla sua porta, di fronte al lago che guarda passare la gente. Ha un viso benevolo, dignitoso e fine, i cui tratti disegnati dalla magrezza ricordano quelli di Lamartine. Tutti i giorni uno dei suoi amici, filosofo e metafisico profondo, viene con qualsiasi tempo a intrattenere con lui una di quelle grandi discussioni che non possono avere nessuna soluzione qua giù, perché vi si parla degli alti misteri, dell'anima, dell'infinito e dell'eternità. Ecco, questo filosofo e metafisico profondo di cui parla Gautier è Rosmini. Certo, un po' esagerato, tutti i giorni, però in realtà non era proprio Belgirate il posto dove viveva Rosmini, dove abitava Manzoni, era Lesa, che in pratica Belgirate è attaccato, e dopo c'è Lesa, Belgirate sul Lago Maggiore e dopo c'è Stresa. Quindi a un po' di chilometri, 3-4 chilometri, c'era la casa dove risiedeva Rosmini. E due amici si incontravano spesso in quel periodo. Ma vediamo perché Manzoni si trovava appunto a Lesa, no? Innanzitutto sappiamo che siamo in un periodo in cui nel 1848 ci sono le 5 giornate di Milano, cioè il popolo milanese si ribella al dominio austriaco. Milano allora era dopo il congresso di Vienna, quindi dopo lo stravolgimento che Napoleone aveva creato in Europa, dopo il congresso di Vienna si vuol far ritornare i vecchi sovrani sui troni vecchi, sui troni che c'erano prima di Napoleone. Il Lombardo Veneto viene affidato all'Austria. Ecco, i cittadini milanesi si ribellano contro il dominio austriaco e chiedono aiuto a Carlo Alberto, che è re del Piemonte, chiedono che venga in soccorso dei milanesi. Manzoni si trova a Milano in questo periodo, però, come dire,
il figliastro Stefano Stampa aveva capito che le cose non si erano messe per il meglio, per cui chiede a Manzoni, che allora aveva 63 anni, di andare all'ESA, perché l'ESA era come zona è Piemonte, non era territorio austriaco. E Manzoni capisce che è meglio andare perché la guerra non si stava mettendo per il meglio, ma se fosse tornato il feldmaresciallo Radetzky non avrebbe perdonato alcuni gesti di Manzoni. Uno era stato quello di tirare fuori dal cassetto il Repubblicare marzo 1821, che è dedicato ad esempio ad un patriota tedesco che lotta per l'unificazione tedesca e che lotta per la liberazione della Germania. Per cui questi versi anti-austriaci sicuramente non erano stati ben accetti dall'Austria e da Radetzky. L'altra cosa è che Manzoni è uno dei firmatari della richiesta, dell'appello che i milanesi fanno a Carlo Alberto di venire in loro soccorso. Per cui Manzoni sapeva che questo non sarebbe stato visto di buon occhio e decide di andare all'ESA. Il Tommaseo, che è un amico di Manzoni e un amico di Rosmini, prima amico di Rosmini perché studiavano insieme a Padova all'università, si conoscono da quando avevano 17 anni, e Tommaseo è un intellettuale, è un tipo un po' irruento anche, geniale ma irruento, è il primo ad avere dei contatti subito a Milano con Manzoni, perché segue Rosmini che va a studiare a Milano. E come vedremo sarà lui a presentare poi Manzoni a Rosmini, Rosmini a Manzoni, ecco. Il Tommaseo ci dice che sicuramente Manzoni andava all'ESA perché lì l'Aquila, cioè l'Austria, non distendeva le penne. Ecco, giunto all'ESA possiamo solo immaginare quello che passava nella mente di Manzoni. Non era un momento facile per lui, perché in realtà non c'è una distanza grandissima fra Milano e l'ESA, ma è come se fosse un'altra volta calato un muro, è come se quella barriera che era stata in qualche modo superata per un certo periodo ci fosse un'altra volta. E lui aveva la preoccupazione dell'andamento della guerra, ancora non sapeva come stava finendo la guerra, rimaneva qualche speranza, e nello stesso tempo aveva preoccupazione per i figli che erano rimasti di là, dall'altra parte di questa barriera, no? Come scrive alla figlia Vittoria il 5 agosto del 48: cosa passi nel mio cuore in questi momenti lo potete indovinare, e sarebbe cosa troppo intempestiva e senza costrutto il parlarvi delle mie inquietudini. Vi dirò invece che qui, e da quello che si sente generalmente di là dal Ticino, c'è trambusto, agitazione, ma tutt'altro che uno sterile scoraggiamento. La fiducia nella riuscita non è, direi quasi nemmeno scemata, e questo è un gran bene per sé. È una gran caparra di bene. Beh, Manzoni non sapeva ancora che il giorno prima, dopo 4 ore di resistenza, l'esercito del piemontese aveva ceduto e quindi si erano ritirati. Per cui Milano tornava a essere territorio austriaco. Inoltre rimane all'ESA anche per un altro motivo. Doveva pagare una specie di multa di 20.000 lire austriache. Dovete pensare che con 2.000 lire ai tempi compravi un palazzo, per cui era una cifra veramente esorbitante. Manzoni non sapeva come fare, quindi rimaneva all'ESA fin quando questa questione anche economica non si fosse risolta. Aveva interessato delle persone a Milano, degli avvocati, dei politici, perché potessero in qualche modo risolvere questa situazione.
E questo è il contesto in cui Rosmini, in cui appunto Manzoni e Rosmini si rincontrano e in cui Manzoni scrive il dialogo dell'invenzione. È un'opera filosofica di Manzoni. Attenzione, noi pensiamo che Manzoni sia soltanto un grande letterato. In realtà non è così. Manzoni è un fine filosofo. Non lo pensiamo soltanto perché abbiamo da studiare, non perché siamo magari dobbiamo leggere delle cose di Manzoni e basta. Non lo pensiamo perché nella cultura italiana del Novecento c'è stato come un pregiudizio sugli scrittori che erano anche dei filosofi. Ad esempio, pensate a Leopardi, le sue opere in prosa hanno dei temi filosofici, eppure nessun manuale di filosofia, quando un altro anno comincerete a fare filosofia, troverete magari Leopardi. Questo perché? Perché c'era stato uno studioso molto, molto bravo, molto fine anche nelle sue osservazioni, era anche un critico che si chiama Benedetto Croce, insieme a un altro grande filosofo del Novecento italiano, che si chiama Giovanni Gentile, che hanno animato la vita culturale dell'Italia fino alla metà del secolo scorso. Ecco, loro hanno come detto che la filosofia è per forza sistematica, cioè chi costruisce un sistema filosofico coerente, chi costruisce, come dire, un grande castello dove ogni parte della filosofia, tipo il problema antropologico, il problema gnoseologico, cioè che costruisce un sistema filosofico completo, si può definire filosofo. Chi invece ha lasciato magari dei documenti vari o degli scritti vari e quindi non sistematici, non ha costruito una filosofia, possiamo dire, dall'inizio alla fine, non può essere considerato filosofo. In realtà questo è un po' un pregiudizio, no? Dall'altra parte, chi ha cercato un po' di rivalutare Manzoni filosofo ha fatto questo tipo di operazione, l'ha paragonato a Dante, ha detto Dante tutto sommato non era un filosofo, accettava la filosofia di San Tommaso d'Aquino. Così Manzoni ha accettato la filosofia di Rosmini, che sarebbe il Tommaso d'Aquino di Manzoni, no? E quindi non è un vero filosofo. Non aveva bisogno di costruire un sistema filosofico, ha meditato filosoficamente ma appoggiandosi a Rosmini. In realtà anche questo è un pregiudizio, perché Manzoni quando ha incontrato Rosmini, quando ha iniziato a confrontarsi con Rosmini, aveva già delle idee sue abbastanza ferme, abbastanza maturate nel tempo, ci aveva lavorato tanto. E l'altra cosa e che in realtà non erano d'accordo Manzoni con Rosmini. Manzoni faceva, vedremo, delle lettere in cui fa delle obiezioni molto profonde a Rosmini, profonde dal punto di vista filosofico. A rendere possibile questo incontro fra Manzoni e Rosmini è stato, come vi accennavo prima, Niccolò Tommaseo. Niccolò Tommaseo dice: nel 1826 Don Alessandro Manzoni conobbe di persona me indegno e non necessario presentatore l'abate Rosmini, del cui libro intorno all'educazione cristiana, libro dedicato all'unica sua sorella, esso Manzoni aveva già detto di sentirvi lo spirito dei grandi padri per affettuosa meditazione a lui noti. Quindi in realtà Manzoni aveva letto un saggio di Rosmini sull'educazione cristiana. Era un testo che Rosmini aveva scritto per la sorella, che era una suora, e che si occupava appunto dell'educazione delle giovani donne, no? E Manzoni aveva sentito, aveva percepito dentro questo testo, come dire, il sapore dei padri della Chiesa, di San Tommaso, di Sant'Agostino, e l'aveva apprezzato molto, no? A preparare questo incontro in realtà era stato un cugino anziano di Rosmini, che viveva a Milano, Carlo De Rosmini,
che addirittura era stato quello che aveva trovato l'appartamentino a Rosmini quando si doveva trasferire a Milano, ed era stato lui a regalare a Manzoni questo testo dell'educazione cristiana. E un'altra cosa interessante, una curiosità, è che Carlo De Rosmini scrive un libro, La storia di Milano, e proprio all'inizio di questo libro, nella premessa, dice così: questo libro tratta di argomenti storici, anche se oggi i tempi hanno bisogno di un grande filosofo, ma questo grande filosofo ancora non è sorto, non c'è. Rosmini sarà il grande filosofo dell'Ottocento, no? Una curiosità, ecco. Scrive questa dedica prima che Rosmini diventasse il filosofo che è diventato. Ma Tommaseo, oltre a raccontarci di questo incontro fra Rosmini e Manzoni, che avviene nella casa di Manzoni a Milano, via del Morone, ci dice anche qual era la posizione filosofica di Manzoni nel momento in cui incontra Rosmini. Non spiegherò tutti i passi, no? Però diciamo che anche se Tommaseo ha un po' il dente avvelenato quando descrive le cose, soprattutto quando parla di alcuni, come ad esempio del Visconti, dice che ha delle ideuzze, oppure quando parla di Bonald dice testa di filosofo non ne ha. Okay? Quindi ha un po' il dente avvelenato. Però qui sembra mostrare una direzione che è abbastanza coerente col percorso di Manzoni. Allora il Manzoni, quando ha conosciuto Rosmini, cattolico in quanto alla fede, in filosofia se ne stava alle dottrine francesi del secolo passato, ai filosofi, potremmo dire, no? Ai filosofi dell'illuminismo, bastandogli di rifiutare le conseguenze che ne deduceva il Tracy, che è appunto un filosofo di quel periodo, che è un filosofo che diciamo si ispirava a questi filosofi illuministi, e combattendo insieme le ambigue ed eleganti metafore del Cousin, suo pregiato ospite e amico. Familiare a lui era il gentiluomo milanese Hermes Visconti, del quale Don Alessandro pregiava i lavori di grammatica filosofica, dove pareva a lui che l'italiano si fosse levato sulle spalle altrasì, approfittando di quell'analisi per collocarsi più in alto. In realtà Hermes Visconti non è un grande pensatore, diciamo, no? Però cos'è che affascinava il Manzoni di Visconti? Lo affascinava il fatto che di fronte a un periodo in cui la filosofia dominante era, la cultura dominante era il sensismo, diciamo che cos'è il sensismo in maniera molto semplice, sensismo, i sensi, no? Cioè tutto ciò che noi possiamo percepire con i nostri sensi è vero, lo possiamo conoscere. Ciò che non possiamo percepire con i nostri sensi non lo possiamo conoscere. E una filosofia che si ispira a un filosofo inglese che si chiama Locke, che poi è stata trascritta da un filosofo francese, Condillac è vissuto per un periodo in Italia, a Pavia, e ha influenzato molto la cultura italiana. Dovete pensare che Leopardi, ad esempio, si ispirava a Condillac, ma anche Foscolo si ispirava a Condillac. Non so se avete visto di Foscolo quando dice nei Sepolcri che c'è una corrispondenza di amorosi sensi, no? Quando cioè lui dice noi non possiamo sapere se la persona che muore va in paradiso o meno, però cosa che ci rimane? Ci rimane questa corrispondenza di amorosi sensi, cioè la persona defunta rimane nel ricordo, nella memoria del vivo. Ecco, c'è questa ispirazione di questo pensatore che ha condizionato un po' la cultura italiana fino al 1830, possiamo dire. E quindi Visconti aveva il merito, secondo Manzoni, di elevare un po' di più la meditazione filosofica dal livello dei sensi, perché diceva che con i sensi non si fa veramente esperienza. Con i sensi noi abbiamo soltanto delle sensazioni, cioè io ho un sentito, posso provare piacere e dolore, ma non c'è una vera conoscenza.
Ecco, questo già al Manzoni sembrava interessante. In realtà il Visconti, come ci fa capire un po' Tommaseo, era ancora incredulo, poi si è convertito al cattolicesimo ed è diventato un cattolico molto osservante. Tommaseo, pensate come dice, un cattolico, poi diventò cattolico e troppo, a quel che taluni dicevano, scrupoloso. In questo periodo Tommaseo dava delle battute un po' contro anche Rosmini. Rosmini in realtà, dobbiamo dire questo, quando viene accolto a casa di Manzoni, in via del Morone, ha 28 anni, è abbastanza giovane. Manzoni era già Manzoni, aveva scritto le tragedie, aveva scritto gli inni sacri, che era conosciuto, e aveva 41 anni più o meno. Quindi c'è una certa differenza, sia perché Manzoni era già un letterato molto apprezzato e conosciuto, mentre Rosmini era ancora un pensatore sconosciuto, sia anche per l'età. E in qualche modo era stato accolto in casa come un sacerdote colto, capace di poter sostenere una discussione colta, e basta. Vedremo nel tempo, anche se dalle lettere non si capisce questo, però poi cercheremo di metterlo a fuoco, questa amicizia si stravolge, cambia totalmente. Cioè Manzoni riconosce in Rosmini la sua guida spirituale. Cioè Rosmini diventa il padre spirituale di Manzoni. Questa è la casa di Via del Morone. Potete visitarla, una ristrutturata da poco, restaurata da poco, e come vedete questo è il salotto vicino al caminetto dove si incontravano Visconti, Manzoni, Rosmini, poi c'era il barone Litta ed altri personaggi dell'ora, il Tommaseo, e discutevano appunto. Allora, Rosmini comincia a scrivere un saggio molto importante. Il titolo di questo saggio è Nuovo saggio sulle origini delle idee. Affronta un problema che noi potremmo dire, un problema filosofico, un po' astratto, da dove nascono le idee. In realtà il problema della filosofia nell'età moderna diventa proprio il problema da dove nascono le idee, cioè diventa il problema di capire come l'uomo conosce. Come facciamo noi a conoscere la realtà? E sembra un problema intellettuale, è un problema intellettuale, però in realtà è un problema molto serio, perché conoscere la realtà significa conoscere come noi ci possiamo rapportare col mondo. Quindi quello che viene messo a tema è il rapporto che noi possiamo stabilire con le cose che abbiamo davanti e anche con noi stessi. È il problema di come noi possiamo capire il significato delle cose, no? Quindi non è un tema, diciamo, che non ci riguarda, che non ci interessa. E in questo saggio, Rosmi è molto lungo come saggio, è quello che io mi sono messo lì a fare la differenza fra le diverse edizioni, no? Però nei primi due volumi della prima edizione, che poi diventeranno un volume solo nelle altre edizioni, Rosmini fa così, dice: ci sono delle filosofie che spiegano come l'uomo conosce usando più del necessario, cioè più di quello che serve per spiegare questo fatto, e ci sono delle filosofie invece che vogliono spiegare questo fatto usando meno di quello che è necessario. Allora, in questi due volumi della prima edizione, lui fa un elenco critico, cioè critica questi pensatori, esponendo le loro varie idee, le loro varie concezioni sull'origine delle idee, mostrando i limiti di questi pensatori. Ora, mentre stampava questo libro, lo inviava direttamente da Roma, perché lo stampava a Roma, al Manzoni. E Manzoni lo leggeva con attenzione. E scrive una lettera dopo aver letto i primi due volumi. Attenzione, nei primi due volumi non c'è ancora, lui non dice come risolve lui questo problema dell'origine delle idee, dice come gli altri l'hanno risolto e qual è il limite di quello che hanno detto gli altri.
sono poi lietissimo di esprimerle insieme l'ammirazione e la gioia che ho provato, Massimi nel primo volume, che per essere in villa, per essere in città, ho potuto leggere di seguito e senza frastuorni. Tenendo dietro a quell'analisi così penetrante, così sicura, che non perdona nulla e che nulla ha da farsi perdonare. Esaminando e giudicando con la scorta di lei i più singolari e potenti e ostinati sforzi dell'ingegno umano intorno ad una questione così alta e così curiosa, cioè la questione dell'origine delle idee, e dico giudicando che al modo che le opinioni e gli argomenti dei filosofi sono esposti, vagliati, cimentati e messi, per dir così, alle mani fra loro. Il non voler giudicare con lei mi pare che sarebbe piuttosto ostinazione che modestia. Vedendo tanto sapere, tanto acume retto, sempre da un pensiero religioso, e sentendo come da quel pensiero viene la forza a tutto, vedendo tanta debolezza e tanta contraddizione nei sistemi staccati dalla religione, e toccando per così dire con mano lo spauracchio, ma i gerundi non avrebbero fine se io avessi a dirle tutto ciò che sento su questo proposito. Questo che le ho detto, intanto, mi pare che ella lo abbia a contare per qualche cosa. Perché, alla fin fine, e qui c'è la falsa modestia di Manzoni, io rappresento una gran classe, quella che degli ignoranti in filosofia. E piacere un libro di seria filosofia ad un ignorante che l'abbia letto non vuol dir poco. Rimango ansioso che ella può credere di vedere il seguito e, per quanto sia cosa rara e difficile, cavar fuori e mettere in netto verità non avvertite o non ben dichiarate in un punto così primario di quella benedetta materia. Mi sembra pure che da un tale principio si abbia a promettere gran cosa e che chi disfa a quel modo abbia a fare qualche cosa che non si possa disfare. Quindi sta dicendo, è bellissimo, i primi due volumi che ho letto sono bellissimi, li ho capiti io. Qui è modesto, Manzoni fa il modesto, no? Che sono l'ignorante in filosofia. Ho seguito come lei smonta i sistemi filosofici del passato, no? E chi ha saputo distruggere così bene, chissà quello che costruirà. Ecco, Rosmini è molto contento di questo, ovviamente, no? E ne parla con gli amici, dice al Manzoni è piaciuto, era proprio contento. Poi Manzoni gli aveva dato anche qualche suggerimento sul titolo. Dovete pensare che Manzoni comunque aveva dato a Rosmini, diciamo prima della pubblicazione, I Promessi Sposi da leggere, non il Ferma e Lucia, la prima edizione dei Promessi Sposi. Prima della pubblicazione era data a Rosmini per sapere cosa ne pensava, no? E c'è da dire questo, che Rosmini a livello di scrittura si ispira alla Crusca, al purismo, per cui non accettava molto volentieri una scrittura più moderna, meno pura, diciamo, come si apprestava a fare Manzoni. Eppure Rosmini in questo periodo scrive un libro sull'idillio e la nuova letteratura che sembra un commento teologico, possiamo dire così, a quest'opera del Manzoni. Cosa vuol dire commento teologico? Diciamo questo, che lo spieghiamo così. In questo saggio Rosmini fa una distinzione un po' netta, forse un po' rigida come distinzione, no? Dice c'è un'arte pagana e un'arte cristiana. L'arte pagana si diletta, uso un termine un po' rosminiano, si diletta inseguendo i sogni dell'immaginario. L'arte cristiana non ha bisogno di questo. Perché non ha bisogno di questo? Dice Rosmini. Perché Cristo, cioè Dio, è entrato nella storia e l'ha salvata. Cioè Dio ha salvato la storia, ha salvato la realtà che abbiamo davanti. E quindi lui dice, l'artista cristiano può descrivere la realtà così com'è. Si può capire, se voi avete iniziato un po' a fare qualcosa dei Promessi Sposi, i Promessi Sposi sono un romanzo storico, è il tentativo di descrivere la realtà, no?
c'è una cornice storica e poi ci sono dei personaggi anche inventati, ma ci sono anche dei personaggi storici. Quindi si può descrivere la realtà, si può descrivere la peste, si può descrivere il male. Questo per Rosmini ha una funzione morale, l'arte in questo modo ha una funzione morale. Ecco, sicuramente queste pagine del Nuovo Idillio, dell'Idillio della Nuova Letteratura, sono ispirate un po' dalla lettura in anteprima, diciamo così, dei Promessi Sposi di Manzoni. E quindi anche Rosmini poi comincia un po' a cambiare idea sulla scrittura. Cioè, se voi leggete un testo di Rosmini e un testo di Manzoni, capite che c'è una bella differenza. Cioè, nel senso che ogni tanto Rosmini ci prova a fare il semplice o a fare degli esempi, però non riesce sempre, ok? Non riesce sempre. Diciamo, i suoi testi sono un po' faticosi nella lettura. Però con un po' di esercizio si riesce poi a stare su questi testi, anche perché quello che poi ci interessa in fondo, no? È la verità. Se ci fermiamo all'apparenza delle cose o alla prima difficoltà, qualcuno di voi è mai riuscito a fare qualcosa nella vita senza far fatica? Beh, un po' di fatica bisogna farla, no? Per fare le cose belle bisogna far fatica. E quindi un po' di fatica ci vuole in tutto. Diciamo questo, che quando Manzoni riceve gli altri volumi, e in questi volumi Rosmini cominciava a dire la sua teoria, cioè cominciava a dire come aveva risolto lui il problema dell'origine delle idee, Manzoni prende un po' di tempo per rispondere, tanto che Rosmini comincia un po' a sospettare, c'è qualcosa che non va, no? E spero, dice, che debba essere di assai buon frutto questa sua non risolutezza a scrivere, no? Perché non c'è una risposta immediata. Certamente ci vuole un po' di tempo per leggere questi volumi, però Manzoni si è preso molto tempo, non scriveva più all'amico su questo argomento. E intanto però c'era una persona che voleva introdursi negli studi di filosofia, che era molto amico, più giovane, molto amico di Manzoni e anche conoscente di Rosmini. Pensate alla delicatezza. Manzoni si metteva con questo barone Litta e insieme leggevano il testo di Rosmini e Manzoni lo commentava. Dopodiché, piuttosto che cominciare a venire fuori lui con dei giudizi un po' negativi su questo testo di Manzoni, preferisce che sia Litta. Ma non perché ha paura o perché è un po' vigliacco, eh? Non questo. Cioè, dovete pensare che Manzoni era Manzoni, era riconosciuto come un personaggio importante, per cui se Manzoni avesse stroncato sul nascere, avesse fatto delle critiche magari a Rosmini, avrebbe nociuto a questo suo amico. Per cui, come dire, attraverso Litta, attraverso questo loro amico comune, faceva sapere a Rosmini che lui non era molto d'accordo su certi punti. Quindi ci sono delle lettere che Litta scrive a Rosmini, Rosmini intuisce che dietro la mano del Litta c'è la mano del Manzoni, infatti risponde a queste lettere in modo molto articolato, però Manzoni è in silenzio. Nel 1831, quindi l'anno dopo della pubblicazione del Nuovo Saggio, Rosmini pubblica I Principi della Scienza Morale, che devono essere come una prosecuzione del Nuovo Saggio. E siccome c'è un suo amico di Rovereto, un conoscente, che si sposa a Milano e sono invitati a questo matrimonio sia lui che Manzoni, fa un regalo di nozze agli sposi, una edizione molto pregiata, non è quella che vedete lì, un'edizione molto pregiata di questi Principi delle Scienze Morali. Ne fa stampare una copia in più e la regala al Manzoni. Qui Manzoni coglie l'occasione in qualche modo per rispondere all'amico, per riniziare la discussione con l'amico, no? E vi leggo cosa dice Manzoni. La vo studiando quest'opera e mi trovo ad ogni istante istruito, illuminato da importanti recondite e non meno evidenti verità speciali.
come mi pare di intendere e di gustare il principio generale, e mi pare pure che lo gusterò sempre più andando innanzi, tanto più che la parte che vi fa l'idea dell'essere, ora vediamo un attimo, mi sembra indipendente dalla questione della sua origine, questione della quale ella ha mostrato l'importanza, mostrando le singolari, anzi uniche relazioni di questa idea con tutte le operazioni della mente, ma che per me, come ella ha potuto vedere, è rimasta, se non piuttosto è diventata, una questione. E dico per me, già che vengo benissimo come questo modo di intendere possa essere soggettivo e mutarsi anche quando il degno soggetto arriva ad intendere più e meglio. In fondo cosa sta dicendo Manzoni? Questo libro che mi ha inviato sui principi della scienza morale sono come delle conseguenze rispetto al libro precedente. E io le comprendo, le capisco, però sul libro precedente, proprio sul punto centrale, sull'idea dell'essere, l'idea dell'essere di Rosmini è il nodo centrale della sua filosofia, mi era rimasta una questione. Cioè, non riusciva a convincersi dell'idea dell'essere. Poi cercheremo di capire che cosa intende, che cos'è questa idea dell'essere, che cos'è l'obiezione che fa Manzoni. Quindi gli era rimasta, se non piuttosto era diventata una questione, proprio l'idea dell'essere. A questo punto diciamo che la sfida era lanciata. Rosmini aveva capito che al suo amico c'era qualcosa che non lo convinceva. E quindi comincia a chiedere spiegazioni. Ciò che mi stuzzica a scrivere è il punto della filosofia, è la curiosità di sapere precisamente il suo pensiero, se fossi capace di indurla ad espormelo, per modo che io valessi a ben intenderlo. L'origine dell'idea dell'essere, dice ella, è rimasta, se non piuttosto è diventata per me una questione. Ora, a me premerebbe moltissimo di sapere che cosa sia che le fa sostenere l'assenso dal metterla rimasta. Ci deve essere qualche parte che non prova, qualche passo falso o alieno dal proposito in quelle dimostrazioni che mi persuasi di dare nel saggio. Qual è questa parte debole, questo anello mancante e non raggiunto bene con la catena delle dimostrazioni? Quindi il Rosmini è curioso, vuole sapere qual è il problema, cos'è che non convince Manzoni di quel trattato precedente? E qui Manzoni risponde: carissimo e veneratissimo Don Antonio, nulla di più facile che renderle ragione di quella mia frase e dirle perché io non mi risolvo intorno all'origine dell'idea dell'essere. Ma la materia di considerazione, l'occasione di nuovo svolgimento della dottrina che ella vorrebbe trovare in questo perché, non c'è punto. È un perché di ignoranza e di debolezza semplicemente. Mi era scappato dalla penna che là era rimasta per me una questione, ma riflettendo che questo era come dire che io ci avessi pensato prima che ella mi ci facesse pensare, soggiunsi che piuttosto ella era diventata una questione, già che il suo saggio è quello che me l'ha fatta avvertire per la prima volta, e non a me solo, in fede mia. E in vero, il dimostrare come mi fa pare che ella faccia mirabilmente la non derivabilità, poi spieghiamo, di quest'idea né dalle sensazioni né da nessun'altra idea, e oltre a ciò come tutte le altre idee siano una derivazione o piuttosto un'applicazione di questa, come esse sia di necessità l'anziana, l'iniziatrice, e per dir così l'anima e tutte, forzerebbe l'intelletto a sospettare, ad avvertire una questione singolare di cominciamento, di nascita di quest'idea, quando anch'ella non avesse a questa dimostrazione fatto succedere un sistema per risolverla. Ma che non mi lascia sentire a codesta soluzione? Ai, è il non intenderla, il non poter farmi un'idea d'un'idea assolutamente indeterminata e necessariamente non avvertita. Cioè, il problema è questo. L'idea dell'essere, che per Rosmini è, diciamo, quell'idea che è madre di tutte le idee, quella che ci permette di conoscere la realtà. Cioè, secondo Rosmini, noi abbiamo dentro di noi questa idea dell'essere, che poi cercheremo di capire che cos'è.
E quando poi ci impattiamo con la realtà attraverso le sensazioni, cioè attraverso il tatto, l'udito, la vista, queste sensazioni determinano l'idea dell'essere, cioè venendo in contatto con questa idea dell'essere formano tutte le altre idee. Ora, Manzoni dice, ma st'idea dell'essere da dove viene? È innata? Cioè, nasciamo già con questa idea in testa? Siamo come quelle macchine che hanno già un optional dato dalla fabbrica? Cioè, noi veniamo fuori dalla fabbrica con l'idea dell'essere in testa. E così? Le pare giustificato questo? Ecco, e poi, questa idea è completamente indeterminata. Come faccio ad intenderla? In realtà, Manzoni abbozza, fa capire qual è un po' la difficoltà. Anche se dice di essere un ignorante in filosofia, fa un po' capire qual è il problema di fondo. Sento a meraviglia quanto questo non intendere mio sia lontano dall'importare non intelligibilità della cosa. La mancanza di cognizioni anteriori, necessaria all'intelligenza di essa, e il mio essere così nuovo a queste materie debbono avermi gran parte di necessità, e può essere benissimo che il meditarvi sopra di nuovo me le renda chiara, e certo ci tornerò sopra il vostro saggio. Quindi Manzoni si promette di tornare su questo saggio di Rosmini, di rileggerlo. È una cosa che fa veramente, lo studia insieme ad altri, lo rilegge per una decina d'anni insieme alle altre opere di Rosmini. Quindi coltiva l'interesse per Rosmini, coltiva l'interesse per questo problema. Ma qual è in fondo la questione che Manzoni pone? Che è una questione modernissima, è una questione di filosofia, potremmo dire, del linguaggio. E pensate che la filosofia del linguaggio, si inizia a parlare di filosofia del linguaggio soltanto nel Novecento, qui siamo nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento. Era un tema caldo anche allora il problema dell'origine del linguaggio, c'erano stati vari pensatori che avevano abbozzato delle risposte, ma il Manzoni le aveva studiati e le riteneva insufficienti queste risposte. Lui dice, noi quando pensiamo, pensiamo sempre in un linguaggio. Qualcuno di voi riesce a pensare senza parole? Riesce ad avere delle idee senza parole? Chi è che ci sta provando? È un po' difficile avere delle idee senza parole, non riusciamo. Allora Manzoni dice, ma come faccio ad avere un'idea dell'essere non pensata? Perché io penso attraverso le parole. Se io possiedo l'idea dell'essere, prima dell'idea dell'essere devo possedere le parole, perché se no non potrei pensarla. Si capisce un po' qual è l'obiezione che fa Manzoni? È un'obiezione filosofica, non è un'obiezione da letterato e basta, diciamo, no? È interessante come questione. Quindi, perché poi Manzoni dice questo? In realtà il problema della lingua, in Manzoni, è un problema molto profondo. Adesso vado un po' più veloce perché se no facciamo fatica. Però diciamo questo, che il problema della lingua, noi siamo abituati a pensare due cose quando pensiamo al problema della lingua del Manzoni. Il primo è che lui non la finiva più di ammodernare la lingua dei Promessi Sposi, che ha sciacquato le panne in Arno, quindi che ha costruito un linguaggio nuovo, diciamo, un po' diverso, diverso dal dialetto milanese, diverso dai vari dialetti, no? Ha voluto un po' inventarsi, fra virgolette, l'italiano. Ha voluto usare la lingua di Dante, la lingua, diciamo, che dal punto di vista letterario aveva creato una cultura italiana. Okay? Sappiamo questo. Sappiamo anche che questo intento è un intento che ha un valore, diciamo, patriottico. Cioè, riuscire in un contesto in cui l'Italia è divisa in tanti staterelli e molti di questi staterelli sono dominati da potenze straniere, a creare un linguaggio che sia tipico di tutti gli italiani ha un valore come mezzo di comunicazione, non ha un valore patriottico. Inoltre sappiamo, un altro valore patriottico è che diciamo, i Promessi Sposi sono ambientati durante la dominazione spagnola e quindi fanno vedere
come i soprusi di una potenza straniera che domina in Italia, no? Non poteva mettere gli austriaci, quindi lo ambienta durante il periodo spagnolo, ma in qualche modo colpisce gli austriaci. Si capisce questo discorso, no? Però non era solo questo il problema della lingua in Manzoni. Per Manzoni le parole hanno un valore particolare. Per Manzoni le parole non sono qualcosa che noi possiamo creare. Addirittura Manzoni, c'è un passo, ce l'ho più avanti ma non ve lo leggo perché non voglio appesantirvi, è come se dicesse: noi ci troviamo immersi in un mondo di parole, noi ci troviamo immersi in un linguaggio, perché tutti noi nasciamo all'interno di un contesto in cui c'è già un linguaggio, ci sono già delle parole. Le parole hanno come una vita propria, noi ci impattiamo con le parole, ce le abbiamo davanti, sono delle realtà con le quali dobbiamo fare i conti. Quindi, come dire, le parole non nascono, non le produciamo noi, le inventiamo, nel senso che le troviamo. Lo dico in termini più filosofici. Le parole hanno un valore ontologico, cioè sono valide di per sé, hanno un essere proprio, si capisce? Non le inventiamo noi, ce le troviamo davanti, hanno un essere proprio. È come quando io, che ne so, sto per uscire dal bagno di casa mia e sbatto contro la lavatrice, ok? E mia moglie si arrabbia perché faccio rumore. Noi possiamo sbattere contro le parole. Si capisce questo fatto? Poi dice, hanno un valore ontologico ma hanno anche un valore storico, cioè le parole possono essere non inventate di sana pianta ma modificate nel tempo. Quindi diciamo che Manzoni aveva lavorato molto su questi concetti, su questo modo di intendere la parola, su questo modo di intendere il linguaggio. Si era chiesto anche qual è l'origine del linguaggio e aveva risolto questa questione dicendo che l'origine del linguaggio è divina, cioè nel senso che è Dio stesso che ci ha donato le parole, un linguaggio, o perlomeno la possibilità di questo linguaggio, perché noi non possiamo inventare un linguaggio senza averne già un linguaggio. Come facciamo a inventare un linguaggio senza avere già un linguaggio? Uno potrebbe dire le parole sono delle convenzioni. Noi tutti qua decidiamo di chiamare questo microfono lecca lecca, okay? E io dico, ecco ragazzi, davanti a me ho un lecca lecca, abbiamo deciso che il microfono si chiama così, è una convenzione. Lui dice, molte persone, molti filosofi pensano che il linguaggio sia una convenzione, cioè degli uomini si sono messi d'accordo per nominare gli enti, la realtà che hanno davanti, in un certo modo, hanno fatto un accordo, per cui se entra uno da fuori e dice, ragazzi sto parlando con lecca lecca, dice, ma che sta dicendo quello? Però siccome noi ci siamo messi d'accordo, voi sapete che in realtà non sto dicendo una cosa che sono fuori di testa, giusto? Ok? Allora, diciamo così, questa origine del linguaggio però non soddisfa, è impossibile. Come facciamo noi questo accordo senza avere già un linguaggio? Come riusciamo a metterci d'accordo e dire questo si chiama lecca lecca senza avere fra di noi già, possedere già un linguaggio? Si capisce? C'è una questione del cominciamento, dell'origine del linguaggio che affascina molto Manzoni ed è un punto essenziale. Vi ricordate che dicevo prima che alcune persone hanno pensato che Rosmini è il San Tommaso di Manzoni, come San Tommaso era il filosofo di Dante, così Rosmini è il filosofo di Manzoni, e che quindi in qualche modo Manzoni non ha una sua teoria filosofica. In realtà su questo punto Rosmini è molto provocato da ciò che dice Manzoni, tanto da cambiare l'idea su questa questione del linguaggio. Non arriverà a dire esattamente quello che dice Manzoni, però io che ho fatto quella faticata lì di prendere le varie edizioni e confrontarle, addirittura lui cambia proprio dei termini.
cambia dei termini fra un'edizione e l'altra su questo punto. Addirittura c'è un libro, La psicologia, di Rosmini, in cui gli dice: vi ricordate quello che avevo scritto sull'origine del linguaggio? Dopo abbiamo fatto un ripensamento su quella questione. Quindi il problema dell'origine del linguaggio è un problema che Rosmini modifica nel tempo, e queste modifiche sicuramente dipendono da questo confronto con Manzoni. Ci siamo, quindi Manzoni non ha subito la filosofia di Rosmini. Quando nel dialogo dell'invenzione, che è questo libro del 1850 che citavo prima all'inizio, Manzoni dice: io sono rosminiano, lo dice nettamente, non lo dice per fare un favore a un amico, lo dice perché a un certo punto si è convinto. Ma vediamo come si è convinto e perché si è convinto. Andiamo un po' a fondo dell'obiezione che fa Manzoni a Rosmini. E perché Manzoni non è convinto da questa idea dell'essere? In realtà c'è un equivoco di fondo. Io adesso vi leggo un passo, se c'è qualcosa che non si capisce cerchiamo di capirlo insieme. È un ricordo di un prete, si chiama Paoli, che era l'assistente di Rosmini. E siccome Rosmini gli ha raccontato questa cosa, dice Paoli, lui lo racconta come se parlasse lo stesso Rosmini, ok? Quindi il protagonista di queste immagini che vi offro adesso è Rosmini, ma in realtà è un racconto del Paoli che parla a nome di Rosmini. Quando io studiavo filosofia a Rovereto, quindi quando ero ancora ragazzo, sui 18 anni, andavo un giorno tutto solo e raccolto nei miei pensieri per la terra. La terra è una via un po', diciamo, solitaria di Rovereto, speculando su tutto quello che mi veniva in mente. Fermavo la mia attenzione o sull'uno o sull'altro degli oggetti del mio pensiero. E subitamente vedevo che ciascuno di essi era tutt'altro che semplice. Ma se mi appariva come un gruppo di molti oggetti, guardando però meglio, vedevo che questi, anzi che molti oggetti, si avrebbero dovuti dire molte determinazioni di un oggetto più universale, ci torniamo, e meno determinato, quale maggior contenente di quelli. Rinnovando su questo la medesima analisi che fatto avevo sugli antecedenti, mi accorgevo che anch'esso era nella medesima condizione e che, svestendolo per astrazione di quelle determinazioni meno definite che gli restavano ancora, mi si presentava un nuovo oggetto, ancor più universale e meno determinato di quello. Dico nuovo al mio intuito, perché sotto quel nuovo aspetto io non lo avevo ancora riflesso, ma un nuovo in se stesso, perché d'esso era il contenente non soltanto di quell'oggetto sul quale facevo la detta operazione, ma anche degli altri sui quali l'avevo fatta precedentemente. Cioè, ci sta dicendo Rosmini, poi fa l'operazione al contrario, ok? Io prendo un oggetto che ho davanti, l'idea di un oggetto che ho davanti, comincio a togliere da questo oggetto tutte le caratteristiche particolari e arrivo sempre a un'idea meno determinata. Se faccio questo processo fino alla fine, arrivo all'idea dell'essere. Ecco, è come se l'idea dell'essere fosse l'ultima qualità di un ente. Quando io gratto via tutte le varie qualità, quello che mi rimane è l'essere. Ecco, questo modo di intendere l'idea dell'essere, in realtà è un modo equivoco. È un modo, potremmo dire, anche un po' sbagliato di intendere l'idea dell'essere, perché ci fa pensare appunto a una sorta di qualità che hanno tutti gli enti, cioè il fatto che ci sono, il fatto che hanno l'essere. In realtà Rosmini intende un'altra cosa per l'idea dell'essere. Poi ci torno su questo passo. Vado avanti, vi dico questo, vi leggo un passo di Leopardi, che secondo me spiega cos'è l'idea dell'essere di Rosmini.
anzi c'è, vi dirò, c'è un giallo, perché non si hanno non si sa di contatti fra Rosmini e Leopardi. Io ho trovato nella biblioteca di Stresa, nel centro studi di Stresa, una lettera in cui Rosmini invece si giustifica dicendo, siccome gli avevano vietato un po' le autorità ecclesiastiche di incontrare Leopardi, e lui dice, ma che ci posso fare? È venuto lui da me, mica potevo lasciarlo fuori dalla porta. Quindi un contatto c'è stato. Quello che si siano detti, non lo so, non si sa. Però che si siano incontrati, questo ce lo conferma questa lettera. Però voglio indagare ancora, voglio capire. In una poesia, Leopardi, il titolo di questa poesia non è bellissimo, sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima. Cioè, Leopardi in un cimitero vede una tomba e c'è un monumento e vede scolpito in questo monumento una bella donna. E a questo punto si pone delle questioni. Desideri infiniti e visione altere crea nel vago pensiere per natural virtù dotto concetto. Natura umana, or come, se fralle in tutto e vile, se polve d'ombra sei, tant'alto senti? Quella è la domanda di Leopardi. Leopardi dice, perché abbiamo dentro di noi questo desiderio infinito? Perché vogliamo essere felici? Perché vogliamo raggiungere l'infinito? Perché questo desiderio infinito ce l'abbiamo dentro di noi, perché chi ce l'ha creato? Per natural virtù, dotto concetto. Cioè, noi abbiamo dentro di noi un desiderio infinito che non ci siamo costruiti noi, ce lo troviamo addosso, per una virtù naturale. Ecco, questo comincia a somigliare a ciò che Rosmini intende per l'idea dell'essere. E guardate che Leopardi ci offre anche un certo realismo, perché dice, perché abbiamo questo desiderio infinito se poi siamo destinati a diventare polvere e ombra? Perché abbiamo questo desiderio infinito se poi finiamo e diventiamo nulla? La stessa cosa la dice un mio conterraneo, Pirandello, in un verso giovanile: spesso la grandezza mia nel sentirmi infinitamente piccolo, ma piccola anche per me la terra, e oltre monti, oltre mari cerco per me qualche cosa che per forza ha da esserci, altrimenti non mi spiegherei quest'ansia che mi tiene e mi fa sospirare le stelle. Cioè, ci sta dicendo Pirandello, questo qualcosa che cerco, questo significato, questo infinito che desidero, ha da esserci, ci deve essere, perché se no non riesco a spiegarmi il fatto che lo desidero. Perché lo desidero? Perché lo cerco se non c'è? Ha da esserci. Sospirare le stelle. Pensate alla Divina Commedia, no? Che ritornarono a vedere le stelle, no? Stelle, cos'è stelle? Siderio. Desiderio, mancanza delle stelle. Il desiderio è la mancanza delle stelle, cioè è la mancanza di qualcosa che noi vediamo lontano, ma che c'è, perché lo vediamo. Infatti l'inferno è terribile perché non c'è speranza, non c'è il desiderio. E quando va fuori dall'inferno che Dante vede le stelle, torna a vedere le stelle. Durante l'inferno non vedono le stelle, cioè non c'è desiderio. La cosa più terribile dell'inferno, le pene sono atroci e tutto, ma è il fatto che non c'è speranza, che continueranno sempre. Okay? Allora la speranza, il desiderio si accende per qualcosa che noi vediamo, le stelle. Ecco, torniamo a quello che dice in realtà Rosmini dell'idea dell'essere. Vi ho avvisato che il linguaggio è un po' difficile. L'essere ideale esige un'attuazione infinita sostanziale, per la quale egli abbia non solo l'esistenza logica davanti alla mente, ma altresì l'esistenza assoluta, e come la chiamano, metafisica, e in sé medesima esistenza piena ed essenziale. È un tale essere, è l'essenza divina.
Per tal modo l'essere necessario sussistente o metafisico si identifica con l'essere necessario logico, a cui si aggiunga il natural suo termine, e quindi non esistono propriamente per sé due necessità, l'una logica e l'altra metafisica, ma una sola, la quale ad un tempo è nella mente e in se stessa. Cioè, sto dicendo, l'idea dell'essere non è quella qualità che rimane grattando via tutte le altre qualità da un ente, ma l'idea dell'essere ha un valore logico, ma anche un valore metafisico. Sapete come la chiamavano lui e Manzoni quando poi hanno capito, quando Manzoni gli è venuto dietro e ha capito? Il divino nell'uomo. Non Dio è nell'uomo, perché quello è un... ma il divino nell'uomo, cioè il desiderio della verità. Ed è, in qualche modo, l'idea dell'essere, un appello dell'essere stesso. È l'essere stesso che ci chiama, che ci mette dentro... che mette dentro di noi questo desiderio, questo bisogno. Perché? Perché noi, gettati nel mondo, abbiamo la possibilità di accendere tutto quello che ci accade, tutto il mondo, al suo significato. Un albero non capisce il senso di se stesso, la montagna non capisce il senso di se stessa. È l'uomo che dà senso alle cose. E l'uomo dà senso alle cose perché è chiamato da quest'idea dell'essere a dare senso alle cose. E questo diventa affascinante. Diventa affascinante per Manzoni. Manzoni, quando si ritrova nel 48, come abbiamo detto, all'ESA e ricomincia a incontrare Rosmini, Rosmini diventa il suo filosofo del cuore. E Manzoni viene definito da Rosmini, il suo filosofo della mente. Manzoni viene definito da Rosmini il mio poeta del cuore. C'è un ritratto che Manzoni ci offre di Rosmini. Attenzione, perché quando Manzoni fa un ritratto, come vi sarete accorti dai Promessi Sposi, non è appena una descrizione basta. Pensate a Don Abbondio, quei sassi che vengono mossi mentre sta aspettando i bravi, quei sassolini lì, c'è tutto Don Abbondio. Don Abbondio è quei sassolini, sbattuti da una parte e dall'altra. Quindi la descrizione fisica che fa Manzoni è sempre qualcosa di più. Scrive a Vissier una lettera in cui gli dice... se Rosmini venisse a Firenze, vedreste un uomo che dall'assenza di ogni singolarità è reso agli occhi di ognuno che non gli dissomigli, affatto singolare e mirabile. Una statura comune, un volto allungato, vaiolato, oscuro, ma impresso di quella bontà che l'ingegno, nonché guastarla, rende più sincera e profonda. Una voce di mestizia è quasi timida, che lo stesso balbettare un poco giunge come un vezzo alle parole che paiono escir più mature e più desiderate. Un vestito dimesso, un piglio semplice, un tono familiare, una mite sapienza che irradia per riflessamento tutto ciò che a lui si avvicina. Cioè, una sapienza che irradia tutto ciò che a lui si avvicina. Il balbettare, Rosmini balbettava un po', ma questo balbettare dava come una vibrazione diversa alla verità che diceva, a quello che diceva. Ecco, proprio a partire da questo confronto, che non è appena un confronto intellettuale, è anche un confronto familiare. Avevo messo delle cose che salto, ma vi dico brevemente. Stefano Stampa, il figliastro di Manzoni, ad esempio, è molto affezionata a Rosmini. La stessa moglie di Manzoni conserva un'immaginetta di Rosmini. Lo stesso Manzoni ha una ciocca di capelli della morte di Rosmini, perché sa che Rosmini sarebbe diventato beato. E quindi si fa dare come reliquia questa ciocca di capelli. Quindi c'è un affetto profondo, no? Quando Manzoni va a trovare Rosmini, che è in punto di morte,
Rosmini prende la mano del Manzoni. Questo quadro non è bellissimo, è a stresa, però è l'unica immagine che ho trovato, e gli consegna questo testamento: tacere, adorare e godere. Due parole basta, due parole sole su questo, perché è anche l'invito che io mi sono sentito fare in prima persona e che faccio anche voi. È il testamento spirituale di Rosmini. Tacere vuol dire facciamoci piccoli, facciamo silenzio, cioè diamo spazio a ciò che abbiamo davanti. Non mettiamo davanti il nostro pregiudizio, non mostriamoci chiusi di fronte alla realtà che abbiamo davanti, facciamoci piccolini. Dobbiamo diventare come una finestra che si apre per dare spazio a ciò che abbiamo di fronte. E a quel punto riconosciamo che tutto ci è dato e quindi adoriamo, perché tutto ci è dato gratis, come dono. Anche le tragedie terribili che possono capitare non eliminano questo fatto, che ci siamo e questo esserci non l'abbiamo costruito noi. E la realtà che abbiamo davanti non l'abbiamo fatta noi. Quindi tacere, facciamoci piccolini per accogliere quello che abbiamo davanti e adorare, perché riconosciamo che è un dono, che è gratis, e godere, perché scopriamo che è fatto per noi e che l'uomo è fatto per godere della realtà che ha davanti, per godere di tutto, perché ne possa prendere coscienza, perché possa illuminare la realtà che ha davanti al suo significato, al suo senso, e possa capire lui stesso il senso della propria vita. Questo è il lascito di Rosmini e ciò che auguro anche a voi.